un saluto in romanes, nella nostra lingua, romanici. Penso che non è scontato che tutti sappiano le cose sui rom e sinti, dunque io dico due parole sul mio popolo. Il popolo rom e sinto è un popolo antico, un popolo che vive in tutta l'Europa. In questo momento siamo 12 milioni di persone in Europa, siamo la minoranza più numerosa europea. In Italia siamo in 170.000 circa persone, di cui la metà o più della metà di, diciamo, cittadini italiani presenti sul territorio italiano dal 1400. Il popolo rom e sinto è sempre stato perseguitato da quando è presente in Europa, cioè nei Balcani dal XII secolo. Ci sono, diciamo, il periodo della seconda guerra mondiale, del nazismo, il fascismo non è un periodo così estrapolato, no, e particolare nella storia. Diciamo, ci sono dei decreti già dal 1300-1400 che dicono che si potevano uccidere gli zingari per strada senza pagarne le conseguenze, come se fossero degli animali. Noi, il nostro sterminio è stato uno sterminio razziale, chiamiamo Porraimos. Porraimos vuol dire divoramento, distruzione totale, e per noi significa la morte di oltre 500.000 persone morte nei campi di concentramento, di cui abbiamo, diciamo, le notizie, la certezza, e altre, molte altre che, di cui non si sa il numero, che sono state appunto nei paesi dei Balcani fucilate per strada, insomma. E dunque non abbiamo un numero certo, ma non è una questione numerica. Il Porraimos o la Shoah o lo sterminio. Diciamo, a me interessava oggi parlare di io penso che il popolo rom e sinto, il mio popolo, sia la categoria, cioè, tra virgolette, più discriminata in questo momento nel nostro paese. È inutile che io riparli adesso dei roghi, a Rogo di Torino, dove per una falsa notizia che un rom ha stuprato una ragazza, poi non era vero, sono i cittadini, gente per bene, brave persone, padri di famiglia, che sono messi in un corteo, guidati anche dai leader politici, purtroppo anche, diciamo, di sinistra, sono andati a bruciare il campo rom di Torino, ma tanti di questi casi ce ne sono stati, e penso che, spero di no, ma ci saranno ancora. Non è questo, non vi parlerò dei rom che devono nascondere il fatto di essere rom, perché se qualcuno lo sappia perdono il lavoro, i bambini che non hanno il coraggio di dire a scuola di essere rom, perché vengono presi in giro dei compagni. Mi interessa oggi parlare di una cosa che è la discriminazione istituzionale. I rom e sinti subiscono in questo momento, in questo paese, la discriminazione istituzionale. Vi ricordo solo che fino a un anno fa in questo paese c'era l'emergenza rom. L'emergenza proclamata con decreto Maroni, 170.000 persone, uomini, donne, bambini. Noi siamo il popolo dei bambini, più della metà del nostro popolo sono bambini. Eravamo emergenza per questo paese, cioè eravamo come un terremoto, una calamità naturale. E dunque, secondo questo decreto, l'emergenza rom, nei posti, nei luoghi dove per maggioranza vivono rom e sinti, cioè nei campi nomadi, cosiddetti nomadi, valevano le regole diverse. C'era una legge speciale per zingari, e dunque queste persone, per esempio, vivevano guardate continuamente notte e giorno dalle telecamere nei campi di Roma, di Milano, di Torino, di Venezia. Chi viveva nei campi doveva avere un tesserino con la foto, persino anche i bambini. Non vi ricordo
fatto che, diciamo, allora il ministro dell'interno voleva prendere i prodotti digitali a tutti i nomi sinti, persino i bambini. Un censimento, diciamo, di tutto, avere dei dati precisi di tutti quelli che sono di etnia non messina, avere sostanzialmente un archivio parallelo. A Milano questo è accaduto, cioè il tentativo di censimento è accaduto in un campo Rom che di attività in passato, quando è il momento mi dici, però, di via Pepino in passato, dove vive la famiglia Bezzecchi, sono rom cittadini italiani, iscritti all'anagrafe, una famiglia di 40 persone, 50 persone, tutti, una famiglia allargata, insomma, fatto servizio militare, e soprattutto in quel campo vive uno degli ultimi sopravvissuti a un campo di concentramento italiano, Tossicia di Teramo. Questo signore, che si chiama Goffredo Bezzecchi, dopo essere stato, insomma, internato, ha vissuto una vita, cioè, da un ex internato in un campo di concentramento, si è visto una mattina, alle 5 di mattina, venire dalla sua famiglia di 40 persone, 70 poliziotti, carabinieri, persino vigili urbani, persino la polizia scientifica, per fotografarli, per scrivere la loro religione, etnia, fotografare le loro carte d'identità, e insomma, per fare un censimento del genere bastava andare all'anagrafe, no? Siamo cittadini italiani, ma lui si è visto messo in fila con la sua famiglia, con i suoi nipoti, figli, e ha subito tutto questo in un silenzio assoluto di questa città. E, diciamo che in questo momento nei campi nomadi vivono regolari, vivono le persone per la maggioranza di cittadinanza italiana, sono rom abruzzesi e rom croati arrivati in Italia appunto durante la seconda guerra mondiale. Sono tutti figli, nipoti, parenti delle persone internate a Tossicia di Teramo, a Boiano, a Dagnone, a Gries, di Bolzano, in Sardegna, insomma, e non dobbiamo mai dimenticarci che, insomma, passa sempre l'idea di italiani brava gente, di italiani quelli che, io sono, scusate la mia durezza, però quelli che salvavano le persone e però diciamo che nel nostro paese ci sono stati più di 50 campi di concentramento e sono stati campi duri, e diciamo non sappiamo come sarebbe andata se non ci fosse stato l'8 di settembre, e diciamo che anche in Germania poi vennero sterminati tutti, no? Quasi tutti, per la maggioranza dopo il 44. Fare i conti con la propria storia, io penso che fa molto bene, e questa è una pagina bianca della nostra storia. Non si parla, non se ne parla, e non si racconta i propri figli. E per l'ultima cosa volevo dire che fare un po' di critica, visto che siamo qua in un luogo particolare. Neanche il comune di Milano, il sindaco Pisapia, ha ritenuto opportuno inserire il Porraimos e invitare le comunità romesinte nelle manifestazioni ufficiali che il comune ha organizzato. E dunque fa veramente scomodo parlare degli siti. Però si deve fare. Lo si deve fare per avere la coscienza a posto, perché se no non credo che questo paese riuscirà mai ad avere la coscienza a posto. Se non ci guardiamo negli occhi e non discutiamo, non ne parliamo di quello che è successo e di quello che sta succedendo, non credo che riusciamo ad andare in una direzione positiva per noi. Grazie.